Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie D e la Vibonese, in visita alla Gioiese, torna a casa con la 13ª vittoria stagionale e con 3 punti che consentono, in attesa degli scontri diretti da disputare a Luigi Razza, di non perdere ulteriore terreno rispetto alle prime due del girone, Trapani e Siracusa, distanti sempre 7 e 4 punti. Contro la Gioiese, imbottita di Under, la sblocca Tandara al 38esimo su assist di Terranova, poco prima del rientro negli spogliatoi al 44esimo, arriva il raddoppio, che è anche la prima rete in rosso-blu di Puca all'esordio dal primo minuto con la maglia della Vibonese. Gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Giuliano. Alla mezz'ora della ripresa, rosso-blu vicinissimi al 3-0, ma Terranova fallisce un rigore colpendo il palo. 3-0, che comunque arriva lo stesso, 10 minuti dopo, con un gran gol di Esposito, che chiude definitivamente il match. Sono partite un po' particolari, poi di sicuro il tempo, il vento non ci aiuta, perché comunque siamo una squadra che deve sempre giocare a calcio e quindi ecco le condizioni climatiche sono state un po' ci hanno un po' danneggiato, però la prestazione, ecco, abbiamo fatto prestazioni migliori. Deve cambiare l'atteggiamento su certe situazioni dove l'atteggiamento non deve essere mai quello sbagliato. Poi l'errore tecnico ci sta, l'errore di un passaggio, di un tiro, di una giocata, un dribbling, ma è, sono un po' così, non deluso, però ecco, la squadra non deve mai sbagliare gli atteggiamenti per affrontare le partite, quindi su questo bisogna lavorarci quando si affrontano queste partite, perché lo sai, quando affronti la squadra forte, una squadra che sulla carta è più blasonata, la partita la prepari quasi da solo, ecco. Bisogna crescere in questo. È normale, chi arriva ora deve entrare nei meccanismi un po' nostri, ecco, quindi non è che ci sia tanto tempo, bisogna velocizzare un po' l'inserimento sotto l'aspetto tecnico di questi ragazzi, ma lo sapevamo, non pretendiamo la luna, è normale che giorno dopo giorno si deve fare sempre qualcosa in più. Hanno fatto una buona prestazione, bisogna limare qualche difetto. Bisogna, ripeto, capire un po' che magari mi metto nei panni di questi ragazzi che sono abituati magari ad altro. Bisogna fare un qualcosa di diverso e lavoriamo per questo. Non credo che quando il piatto è così ghiotto le squadre, soprattutto quelle davanti, posso pensare che mollano qualcosa. Quindi, anche perché più settimane passano e meno partite ci sono a disposizione. Quindi steccare qualche partita ora potrebbe essere fatale. Io credo che sarà un campionato molto equilibrato fino alla fine. Ecco perché dico, non sbagliamo l'atteggiamento, che è fondamentale. Poi ripeto, una partita può nascere storta, qualche episodio che magari non ti va a favore, ma se noi abbiamo la testa giusta di affrontare qualsiasi gara, possiamo tenere passo a quelle davanti fino all'ultimo.